cantanti sono dei grandi fruitori di musica passiva, cioè ascoltano tanta musica. Ce n'è una grande disponibilità oggi e perché è bello e piacevole, quindi molti di noi sono spesso su Spotify, YouTube, eccetera. Molto spesso la ascoltiamo in cuffia, ok? E questo fa sì che molto spesso noi abbiamo un'idea del volume della voce del cantante che è molto falsata. Questo è vero sia per i cantanti pop che per i cantanti lirici, nel senso che poi quando noi, quella sensazione, parlavi dei gladiatori, quella sensazione un po' epica che ci dà a volte la canzone, no? Di grande potenza spirituale, emotiva, non solo di potenza vocale, noi poi la andiamo a ricercare in noi stessi anche quando cantiamo a cappella in casa. E invece la potenza della voce è una cosa che deriva da una serie di fattori, dalla giusta tecnica, dal giusto allineamento dei risuonatori, ok, ma anche dall'adrenalina del momento, dall'acustica del posto, dalla risposta del pubblico. Quindi potenza della voce vuol dire tante cose e non vuol dire in ogni singola circostanza decibel, ok? E soprattutto non ha a che fare la potenza della voce dell'artista con quello che noi sentiamo nelle cuffie con un volume regolabile. Ci sono degli artisti che hanno una voce incredibile, potentissima, e non lo sai fino a quando non li hai sentiti dal vivo. C'è stato un caso particolare di un artista pop italiano, molto conosciuto in Italia, che fa però un pop veramente molto commerciale. Io non gli avrei mai dato 2 lire. Una volta mi è capitato di sentirlo dal vivo in uno stadio. Ha fatto questo concerto di beneficenza con altri artisti per raccogliere fondi per l'Emilia-Romagna per il terremoto. Aveva una voce, aveva la voce più grande di tutti, non lo avrei mai detto. Proprio di una potenza, se li mangiava gli altri. Ed è una cosa che dalla sua discografia non emerge. Io non lo ascolto tanto, però c'è in particolare un pezzo suo che è veramente famosissimo, cioè, quindi lo conoscono veramente tutti, non puoi non conoscere. Ma siccome tra l'altro poi ha una voce molto acuta, io non lo avrei mai detto. Quindi non puoi mai veramente dire che cos'è realmente la potenza in volume di decibel della voce di un cantante fino a quando non lo hai sentito dal vivo. Perché la produzione di un disco fa molto e non sempre vuole, intende sottolineare la potenza in volume della voce di un cantante. Dipende dal risultato che si vuole ottenere. Ci sono dei cantanti che sembra che abbiano una voce potentissima in disco perché la produzione vuole ottenere quel tipo di effetto, ma non è detto che questo corrisponda allo strumento acustico reale del cantante. È anche una domanda, una volta che canto, sto provando il volume della voce. A Come dosarlo, faccio cioè. a trovare il giusto volume? Ok, però il giusto volume ovviamente non può non dipendere dal giusto tipo di energia, anche perché tu ogni volta devi equalizzare. Quindi è sempre invece essenziale trovare quella verità, quel momento di verità espressiva, del modo di dire le cose, che fa da equalizzatore alla voce, che fa da equalizzatore tra il volume in decibel è la quantità di energia e la qualità dell'energia e quindi dell'espressione che tu vuoi dare alla frase. È quell'elemento di verità che è più facile, tra l'altro, ottenere dal vivo con l'adrenalina dal vivo che dà il volume perfetto. Perché a volte, se vuoi ottenere più volume soltanto perché quella frase la vuoi più potente, ma non hai davvero l'energia anche espressiva spingi. E la voce ti si spezza e ti stanchi. Viceversa, se vuoi fare una roba pianissimo così, tipo che ne so, sai, le cantanti che cantano tutto molto, molto così, che a me personalmente fanno venire i nervi, cioè mi danno fastidio. Riconosco che è brava, ma ti giuro, dopo 20 secondi la devo spegnere e non la sopporto. Perché è molto artefatta, cioè si sente che il suo scopo è ottenere un risultato acustico. Che sì, a volte va di pari passo con l'espressività, altre volte no, ok? Quindi ci deve sempre essere un principio di verità espressiva che ti fa da aiuto tecnico, da ausilio tecnico e che ti equalizza il volume della voce con la
la quantità di energia che serve, ok? Quindi non partire mai da un fatto di quando parli di volume della voce, di potenza della voce, pensa sempre alla qualità e non alla quantità. Non devi decidere quanta voce vuoi dare, ma devi decidere che tipo di energia vuoi impartire a quella cosa che stai dicendo. E il volume di solito è conseguente. Le nostre qualità di appoggio si attivano nel migliore dei modi automaticamente quando tu hai qualcosa da dire, sai cosa vuoi dire e sai come lo vuoi dire. E lo riesci tra l'altro a modulare in qualsiasi circostanza, perché se di quel pezzo devi fare una versione live in un posto grande, all'aperto, così con una band, quelle cose le dirai in un modo. Quello stesso pezzo, se lo vuoi fare solo accompagnata da una chitarra in un locale piccolo davanti a 20 persone, quelle stesse cose magari le dirai in un altro modo. E quindi anche quando tornando al concetto di potenza della voce, non è solo un fatto di volume, perché tu puoi dire le cose in un modo potentissimo, ma veramente potentissimo, che ti richiede anche un contrappeso fisico enorme ad un volume bassissimo. Quindi bisogna anche capire cos'è veramente potenza della voce. Ma in ogni caso, per quanto riguarda l'ascolto, siccome prima facevi l'esempio di Beyoncé, eccetera, mai fidarsi del disco. Perché la potenza della voce di un cantante in un disco è una questione di produzione, non solo in eccesso, ma anche in difetto. Un po' come gli attori, no? Cioè, gli attori nei film sembrano tutti alti, grandi, cioè è difficile dire quanto è alto l'attore in un film. Ci sono poche scene, a meno che il regista non lo voglia sottolineare, in cui ti accorgi che Al Pacino è molto basso, per esempio, oppure che, non lo so, un altro attore è alto, è altissimo, è alto quasi 2 metri. Cioè, non so, Sarah Jessica Parker è alta, è piccolissima, no? Eppure quando vedi Sex and the City non ci sono tante scene in cui dici, Madonna mia, quanto è bassa quella. Perché il regista sa sempre come prendere l'attore, cioè di un attore raramente tu ti accorgi quanto è davvero alto, quanto è davvero basso. Per un cantante è la stessa cosa, cioè lì decide il produttore in base all'effetto che vuole ottenere. Le quantità reali sono molto difficili da desumere dal prodotto finito, ok? Che oggi abbiamo parlato di questa cosa. Ti lancio questo input, non so come funzionerà. Siccome io penso sempre che la mia voce non sia abbastanza potente, anche se non ci faccio caso, anche senza accorgermene, tendo sempre a rafforzarla quando parlo. E se tendo sempre a rafforzarla quando parlo, tendo a spingere quando parlo e quindi mi stanco sempre un po' di più di quello che dovrei. Quindi se c'è dentro di me... Se ogni volta che parlo e che devo parlare magari a lungo, se dentro di me si attiva questa convinzione, si attiva questa vibrazione del fatto che la mia voce non è mai abbastanza, che il mio suono non è mai abbastanza, mai abbastanza, mai abbastanza, mai abbastanza. E quindi questa convinzione latente mi porta sempre a stare un po' più su di quello che dovrei quando parlo e quindi a stancarmi un po' di più di quello che dovrei quando parlo. Ok? Quindi forse questo è un altro aspetto che possiamo un po' massaggiare. Cioè, non è vero che la mia voce non è potente e che non è mai abbastanza e che se parlo in maniera rilassata non è sufficiente e non mi si sente. Ok? E che non tutte le frequenze viaggiano nelle stesse quantità. Per esempio, uno dei concetti base della tecnica del canto è che gli acuti non devono mai essere troppo forti perché gli acuti sono già più forti per natura, cioè le voci più acute e i suoni più acuti per natura si sentono di più, spiccano di più, quindi non hanno bisogno di avere più volume perché altrimenti danno fastidio. Quindi tu già hai una voce che per natura tende ad evidenziarsi per il fatto che è più acuta. Quindi non è necessaria questa sensazione costante di insufficienza.